Sto giocando a Pac-Man con il mio Game Gear, purtroppo lo schermo è difettoso, ha i pixel bruciati e quando gioco si capisce poco e niente. Non è bastato cambiare questi condensatori qua che abbiamo visto nella puntata precedente di quando abbiamo fatto il recap completo di questo Game Gear. Quello che andiamo a fare oggi è andiamo a cambiare il display con questo qui IPS che ho comprato dall'Express e questa qui è la sua scheda di controllo. E benvenuti in questo video, oggi di nuovo in mano questo Game Gear, lo andiamo a modificare, andiamo come avete visto a cambiare il display perché questo che c'è fa schifo. Adesso ci mettiamo sul tavolo operatorio, lo andiamo a smontare in modo così velocissimo. Questo qui è il vecchio display che praticamente è saldato qui, quindi questo qui lo dobbiamo dissaldare. Dobbiamo innanzitutto togliere questo pezzo di nastro qua, ci spennello qui poco poco di flussante. Ok, e piano piano andiamo a staccare il vecchio display. Il display ormai è inutilizzabile. Ci diamo una bella pulita sulla scheda con il pulisci contatti, questo qua. Prima di procedere con la mod, dobbiamo andare a vedere un attimo le istruzioni. Questa qui è la nostra inserzione che troviamo sull'Express, scendiamo giù e ci fanno vedere alcune foto del kit che noi abbiamo in dotazione. Questa qui è la parte che dobbiamo tagliare sulla cover, siccome lo schermo è più grande, ma scendendo più giù, oltre a vedere le foto nel dettaglio sulla modifica, ci dà la guida. Però ce ne sono due, per la versione 837-9130 e per la versione 837-7996. Siccome la mia versione è la 837-9130, a noi ci serve questa guida. Ci dice i componenti che dobbiamo togliere. Intanto, tra tutte le cose che ci dice di fare qua è rimuovere il display, ma quello l'abbiamo già fatto. Quindi, a parte quello, rimuovere 9 resistenze, un L2, 3 transistor, 2 condensatori, rimuovere l'LCD e l'abbiamo già fatto. Poi rimuovere la lampada, che adesso andiamo a fare, e rimuovere FU1 e FU2. Rimuoviamo la lampada, questo qua va piegato, ok, e questo qui praticamente la lampada, che non serve più a niente. Ok, FU1 rimosso sia da una parte che dall'altra, ok. Adesso FU2, 1 e 2, a posto. Adesso praticamente andiamo a fare il controllo di questo flat, che non è né facile né difficile, ci vuole un attimo un po' di pratica. Innanzitutto qui leggiamo già che su questa freccia c'è 1, quindi non è molto difficile, contiamo fino a 9 e qui dobbiamo collegare il 9. Poi compagerà anche questo qui che va saldato, quindi bisogna mettere tutto bene a filo. E iniziamo a saldare, iniziamo a fare saldature con molta tranquillità e molta calma, vedete che problemi non ce ne saranno. Se non riusciamo a fare questo tipo di saldatura così, tipo una mi è andata bene, un'altra che non riuscivo più a fare le saldature, mi sono aiutato con un fil di rame, di quei cavetti sottili, questo qua, con il microscopio mi sono aiutato e sono riuscito a farlo. Sì, è un lavoro certosino, però ce la facciamo, dai. Va bene, comunque dai, questo qua gli do un altro botto di saldatura, comunque bene così. Il cavo lo vado a staccare, questo cavetto di rame, e questo qua è il risultato. Diciamo che secondo me la parte difficile è questa qua e l'abbiamo fatta, perfetto. Adesso bisogna prendere la scheda di controllo, attaccare il flat come lo sto attaccando io in questa posizione, così, bene. Lo infiliamo dalla parte di sopra, quindi lo dobbiamo piegare per farlo infilare. E andiamo a fare queste saldature, però mi raccomando qua, che vi posso dire? Dovete essere precisi, parecchio stagno e bisogna saldare il GND del Game Gear con il GND e cercare di essere più precisi possibili e non far, diciamo, coprire i buchi. Quindi questo qua è un lato, poi facciamo anche questo lato qua, poi facciamo quest'altro lato e poi facciamo anche questo lato qua e abbiamo finito. E questo qua praticamente così lo possiamo staccare, ok? Perché come si vede era anche rigato. Sulla scocca ci dobbiamo tornare perché questa parte qua, ovviamente, come dice le istruzioni, deve essere rimossa. La scocca del Game Gear è un po' dura, adesso andrò a fare una cosa che non penso che a voi piacerà, però lo devo fare perché mi sto rompendo proprio i coglioni. Non
non fatelo, trovate un'altra soluzione, io ho trovato solo questa. Mi sto sentendo male, devo aprire la porta, guarda. Me ne devo andare. Ecco qua come è venuto il taglio, fa un po' schifo, però diciamo che con un po' di colla lo schermo non si stacca e va bene così, tanto non si vede. Adesso non ci resta che mettere il flat del display su questa scheda sua, qua è a posto, va? Perfetto. Ho tolto lo schermo che fa cacare, adesso arriva la parte più bella. Prendiamo il microscopio e andiamo a vedere i componenti da rimuovere, condensatori, resistenze e transistor. Questa parte è più bella perché usiamo il microscopio e lo vediamo nel dettaglio. Partendo dal lato a sinistra togliamo la R33. Boh, eccola qua. Poi rimuoviamo la R34. Tanto sotto comunque c'è lo schema modificato da me, se volete ve lo mando. La R34 rimossa, perfetto. Poi la R32 che si trova accanto alla R34. Eccola qua, perfetto. La R57 e la R56 sono vicine comunque, eccole qua tutte e due. Perfetto. Rimuoviamo la R41. Eccola qua, bella scaldata e rimossa, ok. Poi abbiamo la R38 da rimuovere, eccola qui. Ok, rimossa. Poi abbiamo la R44, tanto comunque sul PCB ragazzi c'è scritto tutto e non ci possiamo sbagliare. E la nona e ultima resistenza, la R43. La L2 la rimuovo così con le mani, piegandola, eccola qui, rimossa, perfetto. Poi il transistor Q6, vedi, so facilmente questo qua, anche esso si è rimosso, perfetto. Questo qui invece, il Q4, è leggermente più grande, quindi magari se ci reviviamo con un po' di nuovo stagno, anche questo si toglie. Tanto, vedete, mi mortacci sopra quanto è tosto questo. Oh, comunque vabbè, anche questo qua rimosso, perfetto. Poi abbiamo anche il Q3 che è grande quanto il Q4, però ovviamente facilmente questi qua si rimuovono. Temperatura a 350 gradi in un attimo questi qua si rimuovono. Perfetto. Il C69 e il C70 da rimuovere si rimuovono anche da sopra senza girare la scheda, però se volete li potete anche spezzare, tanto questi qua si spezzano subito. Io li sto dissaldando, ma va bene così, dai. E anche il C70 rimosso, perfetto, ottimo. Poi c'è da mettere questo flat. Non potete sbagliare perché tanto qua i flat, uno è più grande e uno è più piccolo, quindi questo qua è l'unico. E adesso vi faccio vedere una piccola guida su come si attacca questo cavetto qui, che non è tanto difficile. Adesso dobbiamo collegare questi cavi e ovviamente se andiamo sull'inserzione le immagini parlano chiare. Il rosso, il giallo, il blu, il nero, il verde, li possiamo collegare come dicono anche qui le foto, senza seguire lo schema, ma invece qui c'è l'errore. C'è un errore perché il rosso è l'unico punto giusto, il giallo va invertito con il nero e il verde va invertito con il blu. Perché dico questo? Qui abbiamo P1, P2, 2, 3 e 1. Da notare per esempio il blu, che è il numero 1, al C36. Se noi andiamo sullo schema, boot 1 C37, non sul C36. Sul C36 c'è scritto boot 3. Il 3 sarebbe quello centrale, ovvero il verde, quindi blu e verde vanno invertiti. L'altro errore sta sul nero e sul giallo. L'immagine che vi sto mettendo adesso in questo momento è quella corretta. Voi su questa vi dovete affidare, non su quella che hanno messo su AliExpress, perché è sbagliata. Lato sinistro del C37 ci mettiamo un po' di stagno e ci saldiamo poi il cavo blu. Perfetto. Parte di sotto del C36 ci mettiamo un po' di stagno e ci saldiamo il verde. Perfetto. Lato destro del C38, ovviamente sono tutti positivi dei condensatori, ci mettiamo un po' di stagno e ci saldiamo il giallo, eccolo qua. Ok, perfetto. Il rosso sul pin 2, ok. E il nero, che sarebbe il P2, sì, sul pin 3, perfetto. Poi sul lato sinistro del Game Gear, R23, dalla parte di sotto ci mettiamo un po' di stagno e ci mettiamo un po' di stagno anche su T10. E ci mettiamo questo cavetto nero qui, piccolino, che cortocircuitiamo T10 con R23. A posto. Adesso mettiamo questo connettore T2, il nero non lo usiamo, e il rosso lo andiamo a mettere su FB1 dalla parte di sotto. A posto. Allora, vediamo un po', tutti i cavi li ho collegati bene.
Qui pure tutto collegato. A posto, va. Adesso andiamo a fare gli altri lavori che c'è da fare. E poi lo proviamo. Guarda che bello. Nel kit abbiamo anche questo flat che lo colleghiamo su questo punto del PCB dove c'è scritto VGA, dove possiamo fare la modifica per poter collegare poi questo cavo VGA, collegarci a un monitor, ovviamente avere anche la visione anziché su questo schermo, anche su uno schermo VGA esterno. Però andrebbe modificata la scocca, ma questo lavoro a me non mi interessa, quindi non lo facciamo. Ci fermiamo solamente alla modifica del display. Poi vabbè, questo lamierino qua lo dobbiamo staccare dalla scheda, lo tagliamo. Lo tagliamo così, perfetto. Gli diamo un attimo una drizzata, lo riattacchiamo e ci mettiamo le viti. E penso che adesso abbiamo finito, dai. Adesso arriva la parte più bella. Andiamo a vedere se questo Game Gear con questo display funziona, se il lavoro è stato fatto bene o magari ho sbagliato qualche cosa. Vi dico solamente una cosa che sto notando su questo display, che mi dispiace tanto, ma alla fine sono molto fortunato. Vi faccio vedere alcune immagini che ho visto di recensione. Questo ragazzo praticamente ha un problema sul display che presenta una macchia che potrebbe essere anche una colla. Lo stesso problema praticamente l'ho riscontrato anch'io, però fortunatamente si trova a quest'angolo qua. Eccolo qua. Qui c'è della colla che sicuramente non dovrebbe compromettere l'utilizzo della visione del gioco. E sono fortunato. Mando un'email e dico: guarda, intanto c'è il difetto qua che non mi piace. Innanzitutto c'è questo difetto che non mi piace e magari mi fanno un po' di rimborso, forse. Volevo dire, se ho fatto un lavoro del genere dove stacco SMD, attacco cavetti, micro saldature e questo, che cosa mi costava andare a prendere il display con il vetrino già staccato? Cosa mi costava prenderlo? Lo attacco io con della colla, con qualche cosa, comunque il modo lo trovo. E praticamente questo problema non c'è. Ah, le batterie ovviamente rigorosamente ricaricabili, tanto ho le dock station che mi ricarica le batterie singolarmente, quindi cariche complete. Lo faccio funzionare con questa nuova cartuccia, la Flash Game Gear, che supporta giochi ovviamente per il Game Gear, i giochi per il Sega Master System, i giochi che montano anche qua sopra, sì, i giochi che montano... una madonna, i giochi che montano anche qua sopra, ecco perché l'ho preso. E poi supporta anche... i giochi per... lo vedo qua su internet un attimo perché ho fatto la ricerca. Il Sega Computer Video Game 1000, che sarebbe la prima console prodotta dalla Sega. Io la prima volta che questa console la vedo, la SG-1000, non l'ho mai vista prima d'ora. Ed è una console del 15 luglio 1983. Quindi non solo possiamo giocare ai giochi del Game Gear, ma in più possiamo giocare anche ai giochi del Sega Master System. Adesso vi faccio una breve panoramica di qualche gioco, vediamo un attimo il tutto come funziona e finalmente questo noiosissimo video finisce così. Una cosa importante da sapere su questa modifica, che forse adesso con la telecamera non rende, che ho attivato tramite questi tre pulsanti l'effetto scanline, ovvero se tengo premuto questi due pulsanti e questo qua, lo schermo diventa più grande e l'effetto scanline sparisce. Se tengo ripremuto si attiva l'effetto scanline. Se tengo ancora premuto lo schermo diventa strecciato, cioè nel senso diventa più alto, si apre di più la parte verticale. Se tengo premuto nuovamente si attiva l'effetto scanline. Nuovamente premuto lo schermo diventa più piccolo e se ritengo premuto da capo torna allo schermo normale. Vediamo se nel dettaglio vi faccio vedere l'effetto scanline. Eccolo qua, vedete? Questo qui è un effetto di foto scanline. Questo qui invece l'effetto scanline è disattivato. Questo è un altro esempio di scanline. E questo qui invece l'effetto scanline è disattivato. L'effetto scanline cos'è in poche parole? In teoria dovrebbe essere quell'effetto che ti permette di avere la stessa sensazione che giochi su un tubo catodico. Ma non è così, perché giocare su un tubo catodico è una sensazione unica. Non si può imitare, secondo me, è inspiegabile. Per chi ha giocato con CRT e chi gioca con questo effetto qui è tutt'altra cosa. Magari quell'effetto serve se ci colleghi un CRT tramite VGA quando fai la modifica VGA. Però non posso dire niente perché la modifica VGA non l'ho fatta. Magari un giorno la farò, ma vabbè. Comunque adesso vi lascio a una piccola clip di come si vede questo schermo con alcuni giochi e via. Pew, pew, pew.
prova. E per concludere questo video, io non posso non giocare a Pac-Man, non solo sullo Spectrum, ma anche sul Game Gear. Comunque ragazzi, si vede da Dio, è bellissimo. Questo video per oggi finisce qua, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ciao! Bellissimo, vero? Adesso sì! Che è una console fantastica questa qua! Adesso sì! Ci vediamo alla prossima, ciao!